Watch you when you say what you are, and when you blame everyone, you broken king. Watch you change the frame, or watch you when you take your aim at the sun of everything. But you ciao a tutti, oggi è il 1° maggio e siamo qui al mare come sempre in compagnia di una persona, di un personaggio importantissimo per il lungomare di Ponente. E questa persona è Mariolino, qui accanto a me. Tutto pane e niente vino. Mariolino, tutto pane e niente vino. Allora, Mariolino ha vissuto innanzitutto sempre al mare, giusto? È nato sul mare. Mariolino è nato sul mare. Ha lavorato sui pescherecci, giusto? In mare. In mare, e ha anche costruito barche, quindi Mariolino... Dell'82 abbiamo varato l'Azzurra il 22 luglio, che è l'11 luglio, ha vinto 6 campionati del mondo del calcio a Madrid, che c'era Sandro Pertini, il presidente. Presidente della Repubblica Italiana. Ecco. Barca costruita? A Pesaro, la yacht officina di Pesaro, è stata varata il 22 luglio l'Azzurra, la prima barca per la Coppa America. Tutta fatta in alluminio, giusto? In alluminio, sì. Tutta fatta in alluminio. Quindi Mariolino, come vedete, è una persona che ha costruito barche, ha vissuto al mare. A che età ti sei imbarcato la prima volta? Io a 13 anni mi ha fatto il libretto dell'armatore. A 13 anni, di un po' che vivevi dentro una barca, com'è che funziona? La paura, ragazzi, una motonave da carico portava 2500 tonnellate di carico. E quando sei in mare, sai il mare è forte, brutto, una paura. Sai che la mia era sai, girava la barca così, andava su, fuori, andava fuori, guarda, davvero. E non mi facevo male al mare, però non è che mi facevo male al mare da rimettere, niente. Porca madre, ragazzi, la paura, ragazzi. Una volta siamo arrivati a Trieste, al porto, e io mi sono attraccato la notte, la mattina alle 5:30 alle 6, in sonno, sono andato a dormire, verso le 9:30 sentivo a cantare il gallo, e io non sapevo niente, perché se uno sei una gabbia ce ne sono i cuochi, i polli, se no 7-8-10 galline e 2-3 galli, se no quando hai bisogno, se no da mangiare, non era niente da mangiare, ma stavano una gallina per fare il brodo. Infatti io, ma così, in campagna mi sono svegliato, io ho fatto in mare, no? Così in campagna. E dopo c'è il nostro amore, me l'ha detto, ha detto no, non c'è i polli. Cazzo, è giusto o no? I polli che si prendeva gli uovi e quando era si faceva il brodo. Esatto, sì, la gallina, se bisogno fare il brodo, se una gallina, la ammazzavano. Era bello, vado davvero. E poi Mario è girato anche fuori. Poi è stato in Argentina, ho navigato, è stato in Argentina, laggiù nel Medio Oriente, lì a cosa, come si chiama? L'isola di Cipro, sai come si chiama? Beirut, sai che porti lì, Alessandria d'Egitto, sai tutti i porti quelli. In Perù. Dove? Alessandria d'Egitto. Anche in Perù. No, in Cile. In Cile, sì, Santiago del Cile, non il Perù, Santiago del Cile, dopo l'Argentina, dopo Buona Aires. Dove è giù, è giù a destra? Il pan porto, al semaforo a destra. Salute. Salute bene a tutti, eh. Auguri e buon 1° maggio a tutti, belli e brutti, eh. Oh, e dimmi una cosa a proposito del surf. Quando andiamo lì al Palapai che è in freddo, ma come si fa? Ma proprio vada, ci vuole la voglia vostra. Io non vi dico niente perché voi bene, roba da un po' la benzina. Saluto a tutti. Salute, buon 1° maggio. Buon 1° maggio. Salutate Mala Federica perché è bionda e bella, porca Martella. Parto col pianto nel cuore, a Torino ho lasciato il mio amore. Sarà fuggito.